Si è appena concluso il mio incontro con il ministro dell'interno qui al Viminale, accompagnato dal sindaco di Lampedusa, dottor Martello. Ho rappresentato al ministro la preoccupazione della comunità siciliana per le previsioni allarmanti che arrivano dai servizi circa il possibile arrivo di oltre 70.000 migranti che potrebbero nelle prossime settimane partire dalle coste del Nord Africa. Carne umana nelle mani di spregiudicati delinquenti. Di fronte a questa realtà noi rischiamo in Sicilia di far passare un messaggio negativo attraverso i mass media, il messaggio di una terra occupata da migranti, anche se sappiamo che molto spesso non c'è assolutamente contatto fra le aree destinate ai migranti e le aree destinate al turismo e allo svago. Ma è un messaggio negativo che deve essere neutralizzato. Al governo Draghi abbiamo chiesto di darsi una strategia nel Mediterraneo e non soltanto per il fenomeno della migrazione. Abbiamo chiesto che il presidente Draghi, giorno 25 nel Consiglio europeo, riesca finalmente a battere i pugni sul tavolo e a spiegare all'Europa che questo dramma umanitario non può essere lasciato soltanto all'Italia, anzi, per essere più chiari, alla Sicilia e alle terre che sono frontaliere, Lampedusa da una parte, le altre coste della Sicilia orientale dall'altra parte. Abbiamo chiesto al Ministro di continuare a utilizzare le navi quarantena per evitare che si possa creare nell'isola una sorta di tensione di carattere sociale a causa dell'epidemia. L'idea delle navi è stata nostra lo scorso anno e il Ministero l'ha recepita per intero. Abbiamo chiesto al Ministro dell'Interno di intervenire sul collega della difesa per un serio servizio di pattugliamento in mare e nell'area per intercettare subito le navi che stanno per partire dalle coste nordafricane. Abbiamo chiesto al Ministro di intervenire in maniera perentoria sul governo tunisino e sul governo libico, dove i problemi politici e istituzionali non mancano, per capire se possiamo addivenire ad una intesa e affidare a quei due stati il compito di impedire o contenere la partenza dei mercanti e dei trafficanti della carne umana.